Oggi è un giorno speciale. Mi sto dirigendo in località Fontevetica nel Parco Nazionale del Gran Sasso per provare a scalare una montagna, il Monte Camicia. Quello che mi spinge a salire su questa cima non è soltanto raggiungere un traguardo e vincere un premio, ma è soprattutto la curiosità di cosa riuscirò a vedere una volta giunto lassù. Salve a tutti, oggi mi trovo sul Gran Sasso, precisamente a Fontevetica, e tenteremo di salire sul Monte Camicia. Ed oggi sono ancora con l'amico Alex. Buongiorno. Il camice è questo. Ci siamo? Ok. Si parte. Prima di cominciare a salire, andiamo a vedere un attimo il rifugio di Fontevetica. Questo è il rifugio Fontevetica e la sua fonte. Guardate che splendida piana. L'escursione di oggi, a seconda di tanti, è una delle vette più suggestive della catena del Gran Sasso. Lunghezza circa 11 km, 1000 metri il dislivello, tempo di percorrenza tra andata e ritorno, 6 ore comprese le soste. La cima del Camicia è di 2564 metri. Alex, ehi, piano piano, una bella salita. Ma guardate che piana, un tavolo da biliardo. Questa è la quinta cima del Gran Sasso. Oggi abbiamo preso una giornata molto molto calda, non c'è una nuvola come vedete. Dopo aver attraversato un paio di bei boschetti, cominciamo a salire sulla montagna su una comoda carrareccia. Man mano il sentiero comincia a farsi sempre più duro. In questo primo tratto del vallone l'ambiente è di un bel verde. Il percorso sembra ben segnato. Già incontriamo un paio di camosci che però non riesco a fotografare, ma ci rifaremo alla grande più tardi. L'imponente roccia del Camicia nel frattempo ci accompagna costantemente sulla nostra sinistra. Allora abbiamo fatto circa 1,6 km da rientra dalla partenza e con un dislivello di 337 metri, quindi ne mancano ancora circa 600 per arrivare un terzo, alla vetta, diciamo. Siamo a un terzo del cammino. Pausa caffè.
Che montagna, ragazzi! Sto facendo questa serie di uscite in montagna anche perché devo allenarmi un po', perché presto ci saranno nuovi cammini. Strappo. Impressionante. Impressionante. Negli anni il Camicia, grazie alle sue impressionanti pareti verticali che precipitano addirittura per quasi 1300 metri, si è guadagnato il titolo di Eiger dell'Appennino, un vero e proprio paradiso per gli alpinisti. Qui è possibile vedere l'altro versante. Stupendo. Eccolo lì il Corno Grande. Buongiorno. Ed eccola qui. La croce del Monte Camicia. Vai! Una volta ammirato lo stupefacente panorama circostante, abbiamo ripreso il nostro cammino allungandolo di un po', in modo da poter passare per un'altra bella cresta, il Monte Tremoggia. Consigliatissimo. Superata questa seconda vetta, abbiamo iniziato quella che io ritengo la parte un po' più difficoltosa di questo splendido giro ad anello, ovvero la discesa finale che conduce a valle. Davvero spezzagambe.
Bene, noi siamo quasi arrivati all'auto. Se questo tipo di contenuti è di vostro gradimento, vi invito a mettere dei commenti, un like e soprattutto iscrivervi al canale. A presto!